Stavolta la spavalderia e la sfrontatezza non sono sufficienti, almeno nei numeri stravince la capolista Monterosi che espugna il comunale condannando il Ponzacco alla prima battuta d'arresto casalinga stagionale. Non basta creare se non si concretizza, nel calcio vince chi fa più gol e chi sbaglia meno, lo sa bene la compagine laziale, non a caso in testa alla classifica, qui è sufficiente il primo quarto d'ora per mettere le cose in chiaro. È il settimo minuto, infatti, quando lo scatenato Sciamanna indovina la traiettoria giusta e su punizione dal vertice destro dell'area di rigore beffa il portiere di casa Mariani sul palo di sua competenza, sbloccando il risultato. E al quindicesimo arriva il raddoppio ancora con Sciamanna, che si fonda come un falco su un traversone di Esposito e insacca di prima intenzione. Sotto di due reti il Ponzacco si sveglia e comincia a macinare gioco, ma il doppio svantaggio è un fardello decisamente pesante, specie alla luce delle condizioni del manto erboso, appesantito dalle abbondanti piogge di questi giorni e su cui è più facile difendere che attaccare. In casa rossoblu comunque sale in cattedra capitan Cacialli, supportato da rientranti Apolloni e da Masrowi in mediana, con Fornaceri alle spalle di Noccioli e del capocannoniere Tee. La salita è ripida, ma la squadra di Pagliuca ci prova lo stesso. Così al 28esimo è Fornaciari con una rasoiata dal limite dell'area che sfila di poco al lato, e al 33esimo è la volta di Lischi che in mezza rovesciata sfiora il palo su angolo di Cacialli. In chiusura di tempo però il Monterosi sfiora il tris, Simoncelli galoppa sulla destra e pesca a Mastrantonio al limite dell'area piccola, il cui piattone è deviato in extremis da un difensore e si perde al lato. È un botto in risposta continuo quello che va in scena al comunale, con il Ponzacco sbilanciato alla ricerca della rimonta e il Monterosi pronto a sferrare il colpo del KO di rimessa. Il gol che riapre la gara arriva al sesto della ripresa con Tee, che appostato nei pressi della linea di porta corregge in rete una conclusione di Lischi. La capolista però non sta a guardare, prima al 13esimo Simoncelli centra il montante alla destra di Mariani al termine di un perfetto contropiede attivato dall'onnipresente Sciamanna, e poi al 15esimo è lo stesso Sciamanna a segnare con un potente diagonale la tripletta personale che riporta avanti di due reti la capolista. Però non è finita, perché il Ponzacco ci prova ancora. Al 22esimo Noccioli ci abbatta al lato dal dischetto di rigore e un minuto dopo Dedi Innocenti lascia partire un siluro diretto nell'angolino al termine di una bella percussione, ma Marciano si allunga e devia in angolo. Il gol che chiude definitivamente la partita invece arriva al 41esimo con un Squerzanti che approfitta di un liscio della retroguardia rossoblu e batte Mariani con una sassata sotto la traversa. Adesso sì, possono davvero scorrere i titoli di coda.